sicuramente ringrazio al Presidente di questa opzione che mi dà. Non so ancora, non so cosa farò da grande, ancora penso continuare a divertirmi giocando calcio, però tornerò al palco, sono convinto di tornare. Tornerò sicuramente a far parte di questa famiglia e quindi, indipendentemente di tutto, dell'incarico che uno possa avere, dirigente, allenatore, quello che sia, perché sinceramente non lo so. Vivo sempre qua, vivrò sempre qua, vivrò sempre a Parma, e mia figlia andrà a scuola a Parma, vivrò sempre con mia moglie a Parma, quindi non sarà strano rivederci in piazza Garibaldi o via della Repubblica, facendo una passeggiata, quindi non andrò mai via da Parma. Grazie. A disposizione se c'è qualche domanda. A disposizione vostra, perché da i microfoni. Sentiamo. Hai parlato in questa stagione con Colomba prima e con Donadoni dopo. Perché di questa situazione o ti sei dato una risposta da solo? Credo che ho avuto delle situazioni, ma non puntuali. Io non ho mai fatto un discorso da giocatore. Io l'ho sempre detto quando sono arrivato qua, è un'altra situazione. Io mi metto a 360 gradi a disposizione della società e dei mister. Non ho mai fatto un discorso, non ho mai parlato con Colomba di situazioni, mi devi far giocare, non mi devi far giocare, lo stesso con Donadoni, la stessa identica cosa. Quindi ho sempre molto rispetto del ruolo e quindi non ho mai preteso assolutamente niente. Io ho solo dato e mi ho messo a disposizione. Poi sono scelte tecniche che vanno rispettate, magari non condivise, magari per continui a sentire i giocatori, quindi ti arrabbi tante volte, ma fa parte del gioco e lo devi accettare. Ognuno è responsabile della propria gestione, di come tratta i giocatori, di cosa pretende, cosa vuole. Io ho accettato ogni tipo di situazione, sia con Colombo che con me. Sicuramente non ho fatto di questo una questione. Parla sempre il campo diceva che io non giocavo, che non venivo tante volte convocato. Ho fatto tutto, lo devo accettare. Michelangelo ha dedicato. Volevo capire una cosa. Prima il Presidente ha detto Crespo in attesa di questo ruolo da dietro la scrivania al Parma sarà una sorta di ambasciatore del Parma nel mondo. Ho capito bene, quindi Crespo sarà un pochino in attesa di un eventuale ruolo da, non so, da dirigente o in quadri tecnici, sarà una sorta di bandiera del Parma nel mondo, ci sarà, che so, una sorta di aperture di scuole calcio in futuro. Non so se... No, allora, quello che è chiaro è la mia unione col Parma non l'ha detta sicuramente un contratto. Quindi se è chiaro che per me il fatto di ovunque io andrò si vedo la possibilità di qualcuno che si vuole avvicinare al Parma in qualche modo, da sponsorizzazione, da quel che sia, chiaro che è casa mia, e quindi, ma non ho bisogno sicuramente di un contratto firmato come per comportarmi in un certo modo a favore del Parma. Io non ho assolutamente né queste pretese, e quindi sempre che qualcuno vorrà avvicinarsi al Parma e me lo chiederà, sicuramente lo porterò più che volentieri, e sempre che il Presidente così lo permette e sarà contento, ma sicuramente non abbiamo bisogno di un contratto firmato come per legarmi, perché fondamentalmente io ho fatto contratti con altre società di calcio,
ma il legame che ho avuto sempre con Tardini, con Parma, con la sua sposeria e con la sua società non è mai scemato, non è mai cambiato. L'immagine che legherà per sempre la carriera di calcistica di Crespo al Parma, in cosa la possiamo raffigurare? Cioè la tua fotografia, il... Per me sono tante, ma credo che questa sia più una domanda per il tifoso. Abbiamo visto talmente tante di quelle cose, tante belle cose, che magari la cosa bella che c'è al calcio è che il calcio è sentimento, il calcio è passione. Quindi a ognuno di noi ci tocca particolarmente certe situazioni. Io ho provato sempre a rispettare me stesso e di conseguenza rispetto agli altri. Io ho dato tutto, più del 100% di quello che avevo, pur di raggiungere l'obiettivo, pur di vincere il partito. Questo ognuno di noi, nelle spalti, cosa è che magari ho dato. Ognuno ha la propria immagine. Mi fa piacere tante volte incontrarmi per le strade e sentire due generazioni al confronto, che si... il papà col figlio che la racconta, guarda, questo è Crespo, che il figlio mi vuole bene, anche il papà perché ha vissuto. Quindi sono cose che vanno al di là di un singolo gol, di ogni singola situazione. Ognuno di noi sa perché ci amiamo a vicenda e ognuno ha i suoi validi motivi. Una domanda. Il fatto che i tifosi ti amino così tanto, come ti lascio adesso? Voler lasciare il campo senza una sorta di partita, di campionato, per salutare sul campo? No, è chiaro che tipo, questo fa parte del calcio. Ripeto, è una questione tecnica che va al di là della semplice passeggiata dentro il campo. Io mi sono sempre guadagnato le cose senza aspettare che nessuno mi regalasse niente. Quindi regalarmi 5 minuti non era più. Cioè, voglio finire la mia carriera guadagnandomi sul campo e meritandomi di giocare. E quindi fare la comparsata di 5 minuti regalati, no, perché non fa per me. Perché tutto è stato, ho avuto lo sforzo di guadagnarmi la fiducia degli allenatori. E quindi non lo ritengo giusto. Magari ci sarà un domani l'occasione, che non sia ufficiale, di una partita ufficiale, giocare ufficialmente con la Melle Palma, ma perché no pensare un domani a fare un evento il quale possiamo salutarci liberamente in un grande momento di gioia. Però questo si vedrà, questo è un'ipotesi e non è niente di concreto. Hai detto che sei stato abituato a conquistarti la fiducia degli allenatori. Secondo te perché prima Colomba e poi Donadoni non hanno avuto fiducia in te? Ognuno ha i suoi... Donadoni non è giudicabile, perché già la situazione dei 6 mesi è stata più che chiara. Quindi ormai, quando è arrivato al mister Donadoni, ne abbiamo parlato, ma ormai la situazione era praticamente delineata e quindi c'è poco da spiegarci. Con Colomba lui ha preso le sue proprie decisioni e vanno rispettate. Io non ho mai assolutamente fatto polemica sulle decisioni degli allenatori, anche perché ritengo che è giusto che sia così. Gli allenatori devono prendere decisioni, a qualcuno piacerà, a un altro non piacerà. Questo non vuol dire che uno le debba condividere. Ma fate il calcio: quando uno fa un contratto con una squadra, non ti garantiscono di giocare, ci sono tre opzioni: o sei in campo, o sei in panchina, o sei in tribuna. Quindi fa parte del gioco, uno lo deve accettare assolutamente. Che devo fare? Purtroppo è così.